La stanza degli armadietti di tutti i dipendenti! Che bello! Il tuo lavoro è davvero straordinario! Se vuoi posso farti diventare il mio guardiano personale! Sul serio? Ma certo! Dentro quegli armadietti di metallo ci sono un sacco di uniformi! Prendiamone una! Lasciami solo cercare la chiave! Mettiti questa! Va bene! Allora dimmi come sto? Ma sei guardiastico! Dunque, la prima regola che un guardiano deve seguire è non permettere ai visitatori di toccare i reperti. Non far toccare i reperti, tenere d'occhio. Regola numero due. Non si corre! In fila indiana, bambini, camminate in fila indiana! Ecco, unica eccezione per un branco di alunni inferociti. La regola numero 3 è la più importante di tutte: controllare che i visitatori non rubino niente. Se vedi qualcuno che ti sembra sospetto, gli devi dare un'occhiata che gli tolga il respiro. Non riesco a respirare. Ora osserva attentamente, SpongeBob. Quello che vedi esposto qui sopra di me è un rarissimo esemplare di gabbiano dattilo. Oh, guarda cosa c'è là, tesoro! È magnifico, è un eccellente esempio dell'evoluzione del guardiano di museo. No, sono proibite le foto con il flash! Questa è la regola numero 4! E ora conosci tutte le regole che deve far rispettare l'addetto alla sicurezza del museo. E adesso ti insegnerò tutto quello che non so ancora. Da questa parte. È il momento di appendere il mio capolavoro. Ecco così. Guarda, questo è il gioco in filza con lo spillo e la coda dell'asino. Bisogna dire che in questo posto non manca niente. Ehi, niente foto con il flash. Ed ecco il vincitore! Hai visto quel tipo? Non è permesso correre, su, prendiamolo! Finalmente sono andati! Bene, bene! Via questa roba! Guarda, Patrick! Penso che quello stia cercando di toccare quel dipinto! Oh, e adesso lo sta rubando! Oh no, sono in un vicolo cieco! Ma dove è andato? Fermate il ladro! Furfante immobilizzato, il caso è chiuso. Grazie mille, mammina. Oh, è stato un piacere, caro. Non lo raggiungeremo mai. Usiamo la lumaca pelosa. Aia! Più veloce. Siete troppo lenti. In fila indiana, camminate in fila indiana, bambini. No.
Abbiamo arrestato un malvivente, venite a prenderlo! Posso avere il mio gelato adesso? No, devi aspettare la prima pausa, chiaro? Hai davanti il tuo manager e voglio che tu sappia, mio caro, che io ti apprezzo tantissimo! E ora bando alle ciance, mettiamoci al lavoro! La tua mansione di oggi consiste nel lavare i piatti. Pensi che riuscirai a farlo? Oh, io non penso mai! Credo che ti ambienterai senza troppe difficoltà in questo posto. Passo a trovarti fra qualche minuto. Qualche minuto più tardi. Straordinario! Dimmi, come hai fatto a lavare tanti piatti in così poco tempo? Glielo mostro! Non dire a nessuno che li hai lavati in questo modo! D'accordo! Ma adesso posso fare la prima pausa? Non è il momento! Oh, mi scusi tanto, signore. Pensavo che quello fosse il mio Mas. Patrick, questo è il tuo Mas. Ti stavo aspettando. Com'è andato il tuo primo giorno? Non è andato bene. Non riesco a farne una giusta. Probabilmente domani perderò il mio posto di lavoro. No, povera piccola stella marina. Facciamo così, amico. Domani vengo con te e ti do una mano. Oh, ti ringrazio, simpatico forestiero. Per favore, ripetimi per la 200.000.000esima volta come che funziona. Ti faccio vedere. Se metti le braccia dietro la schiena, sarò io le tue braccia. Oh, capito. Così quando io servirò il gelato, sarò io a servirlo. E quando darò il resto, sarò io a contare. E quando mi pruderà il sedere, no, quello non lo faccio. Ok, sei pronto per la seconda e ultima tua possibilità? Eh? Ora ti mostro come si prepara. I biscotti ripieni di gelato sono la mia specialità. Faccio la prima pausa? No, ancora no. Sai, credo che tu sia ora pronto per la grande prova. Mi raccomando, ragazzo, rilassato, concentrato e cerca se puoi di divertirti. Non si preoccupi, signore, sarà una passeggiata. L'ho sempre detto che il lavoro stanca. E voilà! Ciao, gente! Sono Billy Mangiatutto! Puoi mangiarmi in un boccone! Bravo! Un ottimo lavoro, novello! Adesso sì che puoi prendere la tua prima pausa! La pausa? Posso quindi mangiare il gelato? Tutto il gelato che ti pare! Ti ringrazio dell'aiuto, amico mio. E adesso possiamo rimpinzarci. Mi piacerebbe molto. Ma se non mi sbrigo farò tardi al lavoro. Sicuro di poter affrontare tutto quel gelato? Sono soletto. Che domanda inutile. Buona fortuna, nuovo assunto. Oh, mancano solo 2 minuti alla fine della pausa. Ancora 2 minuti di gelato. Ah!